Io non voglio tradare. Sinceramente è inutile in questo momento. Basta che pesco un leeching bite o qualcosa. Adesso io ho diverse carte che sono letali. Tutti forme di proliferate, quindi Corplawler, Virulent Wound, Grim Affliction, un po' di outs nel mazzo direi. Dragon of Corruption, quello sì che lo glissa scorno subito. Gli offro il trade ora perché se arriva alla settima terra e mi fa Elesh Norn, non voglio concedergli di avere anche una creatura in più, sinceramente. Perché a quel punto veramente basterebbero due attacchi e morirei, quindi ha più senso tentare di tagliargli un po' di creature. Onesto. Bluffiamo il Grasp of Darkness che non abbiamo. Adesso se ha Elesh Norn ovviamente sono peni per allodole. Non credo siano 7 mana. Beh, Drossripper non è che sia propriamente la stessa cosa. Skyhunter, va bene. Purtroppo stiamo pescando un po' troppi blanks. Attaccare non ha senso. Blocca con un Drossripper, un Phyrexian Rager, non concludo niente. Se lui non pesca Elesh Norn, siamo ancora pienamente in partita. Corder Shield, le carte brutte. Comunque noi abbiamo diversi out nel mazzo. Abbiamo Orbit Plunder, che non abbiamo mai giocata. Abbiamo il Corprowler, abbiamo il Virulent Wound. Per il Virulent Wound ovviamente dovremmo attaccare e inventarci qualcosa, però. Comunque. Credo stia equippando lo scudo. Magari su chi però? Sul Drossripper, va bene. E quindi? Perché ha fatto questa cosa? Ha un mana bianco stappato. E una carta in mano. Supponendo che potrebbe avere più uno per strike. Ah, io non posso bloccare effettivamente. Ecco perché tutto si spiega. È stato meno tonto di quanto sembrasse. Spostato l'equipment almeno posso parare i Rager e non dovrei morire a questo turno. In realtà ho fatto un errore, avrei dovuto anche al turno prima essere in grado di bloccare. È solo che ho sperato troppo nella pescata che fosse risolutiva per me invece di guardare anche la presenza sul board dell'avversario. Questi sono errori che magari dal vivo neanche si fanno, però su Magic Online sono molto più frequenti e facili, direi. 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9 danni mi fa. Adesso pesco Silvo Crevli che vinco la partita. Oh no? Vediamo un po'. Exsanguinate, ok. Allora vediamo cosa ha giocato. Ha giocato un sacco di artefatti brutti. Non credo che abbiamo nulla inside da aggiungere. Ricontrolliamo. Alla fine ci ha giocato solo Pit Driller, voglio dire, non è che.
Questo sembra particolarmente forte contro di lui. O forse semplicemente un ciccione random rigenerante. No, però lui ha tantissime creature a costituzione 1, quindi l'Icinbite mi continua a piacere. Bruttina sta mano. Vediamo un po'. Non la mollico, ma bah. Non mollicare questa mano semplicemente per un fatto che credo che contro un mazzo come il suo, che ha tanto pseudo card, poi vabbè, ovviamente top deck like a champion. Giusto, no? Ciò che è giusto è giusto. E adesso sembrerà che io abbia snapkippato una mano di Dio. La cosa vitale è fare almeno un hit di Plague Stinger, quindi adesso userò il Glissa Scorn, perché altrimenti non abilito i Breedrayers, che sono un blank totale nella mia mano, quindi farò così. In questo caso è importante non consentirgli neanche il champ block, altrimenti avremmo rischiato che bloccasse, facesse arrest sul Plague Stinger e amo praticamente nulla in mano. Così comunque lo mettiamo in una condizione per cui deve fare scelte più aggressive. Sky Hunter, va bene. Attacchiamo. Blocca. Contento lui, contenti tutti. Quando gli avversari bloccano e si gioca Infect, Blind Zealot, va bene. Adesso con Zealot può ammazzarci una creatura, ma comunque si sacca una creatura anche lui. Non so quanto sia efficiente per lui. È possibile che con lo Zeloda voglia levarci il Plague Stinger, perché può avere magari difficoltà nel rimuovere in altro modo, per carità. È realistica come cosa. Vediamo un po'. Ok. Teniamoci il mana open sia per rigenerare che eventualmente per castare Bidrayers. Choking Fumes, va bene. Allora, Mr. Bonesis, che dici? Il Choking Fumes gliel'avevo fatto in mano, infatti per quello ho deciso di. Vediamo se mi dà il GG. GG. Yeah, nice games. Questo mazzo ha dimostrato il potenziale che effettivamente speravamo avesse. Loxodon Partisan, va bene. Ovviamente ci basterà attaccare per vincere. Vediamo di non sbagliare. E quindi riusciamo a vincere il primo draft in diretta su
durante le registrazioni. Ok, sono felice. Il mazzo, come avete potuto vedere, era buono, a parte un piccolo misplay e soprattutto quella decisione errata sul Mulligan. Non c'è molto da lamentarsi, ecco, sulle partite giocate. Spero che il draft sia stato istruttivo e buonanotte. Sono le 2, quindi è meglio andare a letto. Klaus Kleber won the tournament. Congratulations. Yeah.